si è arrivati allo stand Nubia e quello che ho davanti è il nuovo modello Z11, che secondo noi è una delle proposte più interessanti di questa IFA 2016, perché ci regala delle prestazioni e una esperienza veramente senza precedenti per la casa cinese. Come potete vedere già dal display, che è un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD, vediamo che è borderless, quindi nonostante non sia edge non c'è nessun ostacolo alla visualizzazione veramente piacevole dei contenuti. E i materiali, già dal design, sono materiali di certo sicuramente di pregio e che garantiscono un'ergonomia davvero importante e davvero piacevole. Cosa troviamo all'interno di questo smartphone? Troviamo un processore Snapdragon 820 con 4 GB di RAM e ben 64 GB di memoria interna, una fotocamera da 16 megapixel che si arricchisce di tantissime funzionalità. Qui vediamo anche il light painting, ma anche il time lapse, anche lo slow motion e chiaramente la modalità Pro, mentre anteriormente troviamo una fotocamera da 8 megapixel. La batteria da 3000 mAh certamente in sede di prova ci farà capire se riesce a sostenere, ma crediamo di sì, la giornata, l'utilizzo quotidiano. Ma che cos'è, oltre alla sua bellezza, oltre alle sue specifiche tecniche, che ci affascina di questo Nubia? Ci affascina la novità che Nubia commercializzerà i suoi prodotti direttamente nel nostro paese, in Italia. Ha avuto la certificazione Google e noi non vediamo l'ora di vederlo sul nostro mercato, per vedere anche il prezzo di vendita e anche quale sarà la risposta e quale sarà il feedback da parte del pubblico per questo smartphone, che davvero può rilanciare la casa cinese e può farla concorrere con molti competitors nella fascia medio-alta. Quello che vedete qui adesso invece è il modello Z11 Mini, che è per l'appunto la versione light del flagship che vi abbiamo presentato poco fa. Essendo una versione light, chiaramente è una versione depotenziata dal punto di vista hardware, perché è una versione con Snapdragon 617 e 3 GB di RAM, ha un display da 5 pollici ma mantiene la risoluzione Full HD. Come possiamo vedere la luminosità non è particolarmente elevata e in questo senso non ci convince al 100%, rimane uguale anche rispetto al modello base la fotocamera e tutte le funzionalità presenti in essa. Il design è caratterizzato chiaramente da modelli meno pregiati rispetto a Nubia Z11, mantiene il lettore di impronte digitali, mantiene USB Type-C, ma chiaramente non troviamo quei materiali di pregio che abbiamo visto prima. Cosa non convince di questo smartphone? Il fatto che alla base del software c'è ancora Android Lollipop 5.1, anche se l'esperienza software è lasciata all'interfaccia utente Nubia 3.9, nella versione 3.9. Come potete vedere abbiamo impostato la lingua italiana, anche se alcune funzionalità rimangono comunque in inglese. Questo perché questo smartphone viene commercializzato nella versione europea, quindi è probabile che manterrà comunque questi aspetti e queste voci in inglese. Per quanto riguarda il prezzo, quel che sappiamo è che Nubia lo commercializzerà per l'appunto sul mercato europeo al costo di 249 euro. Davvero convincente quindi la nuova gamma Z11 che Nubia ha presentato qui a IFA 2016, e soprattutto il top di gamma Nubia Z11, che nonostante ancora non sia noto il prezzo di vendita soprattutto nel nostro paese, ha saputo veramente conciliare una bella potenza dal punto di vista hardware, un ottimo design, un'ottima estetica e veramente una piacevolezza nell'utilizzo. Se anche voi siete interessati a conoscere di più e a provare con mano Nubia Z11, lasciateci un commento qui nel box e continuate a seguirci per tutte le novità da IFA 2016.